Allora, grazie ancora per l'attesa. Accogliamo Yung Koga che è qui con noi. Allora, per sfruttare al meglio questo tempo che lei ha deciso di dedicarci, vi chiederei subito se avete delle domande. Ok, sì, subito, perfetto. Arriva il gelato. Eccolo. Buongiorno Sensei, volevo chiederle, quest'estate per il Comiket ha fatto un poster di Free, quindi volevo sapere se c'è qualche serie in questo momento animata che le ha dato qualche spunto per creare magari una nuova doujinshi da portare al Comiket e se sta seguendo Yuri on Ice. アイススケートのアニメですよね。 Yuri on Ice è quello dove ci sono i pattinatori sul ghiaccio, giusto? Tendono a piacerle le produzioni Kyoani, quindi è possibile che diventi qualcosa di più. Desna? Ok. Continuiamo pure. Prossima domanda. Ecco, un'altra. Ecco, direttamente gelato. Buongiorno. Io volevo, visto che sono anche fan di Senseiya, volevo sapere come Senseiya ha influenzato l'opera della Sensei. Oppure anche che cosa lei pensa di aver dato all'attuale manga di Senseiya che sta disegnando. Senseiya no fan desu kara, Senseiya wa donna katachi de sensei no style to kakikata wa no influence ga arimashita ka? Senseiya wo どういうふうに書いてるかということですか。そうですね。ずっと車田先生のファンだったので、14歳の時から。Da quando era 14enne ha sempre seguito la sensei di Senseiya。なのでとてもセントセイヤとか車田先生自体ha un forte rispetto per Kurumada Sensei. Quindi cerca di rispettare il più possibile il franchise senza distaccarsene troppo. Va bene come risposta? Prossima domanda. Ah, sì, se puoi avvicinare un pochino, grazie. Okay. Ok, abbiamo un'altra domanda. Per ricollegarmi alla sua domanda, la Sensei, sappiamo che è una grande fan di Senseiya, e volevo sapere cosa ho provato la prima volta che ha incontrato finalmente Kurumada Sensei. Kurumada Sensei wa hajimete atta toki wa donna kimochi de aemashita ka? Atashi wa Kurumada Sensei ni hajimete atta no wa
Aveva 14 anni quando ha incontrato per la prima volta Kurumada Sensei. Alle medie scriveva ogni settimana le fan letter alla sensei. それで、あの、車田先生の仕事場にどうしても行きたくて、あの、毎週ファンレターを書いて、私を仕事場に呼んでくださいってお願いしてたんです。 La pregata di leggere i suoi lavori, di guardare i suoi lavori durante queste in diverse fan letter che le ha mandato. E la sensei ha effettivamente letto quello che le ha mandato. しないんですよ。できないことなんです。漫画家がファンの人を仕事場に入れるっていうことはちょっとないことなので、すごく特殊なことだったんですけど、その車田先生は入れてくれて、行ったら仕事場に行ったら書きかけの原稿があって、あの、最初に行った時約束の時間に行ったんだけど、先生寝てたんです。 Dice lavorare come passare da fan ad autore non è semplice e trovandosi è la prima volta che l'ha incontrata, a quanto pare la sensei stava dormendo. Però anche se stava dormendo, stava dormendo da mangaka e perciò le ha fatto un'ottima impressione. Quindi la prima volta che l'ha vista dal vivo ha pensato, ah, quindi è questa una mangaka. È questo un mangaka, scusate. Prossima domanda? Altrimenti posso fare qualche domanda anche io. Mi incuriosiva un po' capire che tipo di strumenti usa la sensei per lavorare, visto che abbiamo l'occasione di vederli dal vivo, non è una cosa molto usuale che venga portato tutti gli strumenti dell'artista direttamente allo showcase. Quindi ecco, se ci può dire nel dettaglio come lavora anche magari proprio alle illustrazioni e al manga.描きながらどんな画材を扱いますか、好きな画材があります。一番好きな紙が、紙は専用の自分専用の原稿用紙を作ってます。自分で、自分の手作りですか。手作りとか印刷所に発注して作っているんですけど、上質紙です。 Usa una carta che si chiama Joshitsushi se li fa da sola i fogli. Sono questi? Questi sono Shikishi. Ok. Quello è Shikishi. Joshitsushi no kami te jibun de tsukurimasu? Li compra da un rivenditore apposito e se li fa fare appositamente per disegnarci. Empizzo tocca, cubico tocca, pen ire suru tocca. Pen wa marupen ga suki desu. Le piace usare il marupen per inchiostrare, che è un tipo di... È un tipo di pennino molto sottile e leggero. Pen wa kore desu ne. Kore wa
queste sono le mie due matite preferite. Sono quelle che usa sempre per fare lo sketch, poi dopo le ripassa lo sketch a Marupen. Bokuju ga suki desu. Bokuju? Bokuju wa sumi. Ah, e poi con l'inchiostro sumi, l'inchiostro giapponese, ripassa il resto. Ci sono altre domande? Nel frattempo alzate. Ecco, una domanda. Passate il gelato. Arriva, arriva. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per il lavoro. Volevo chiedere se la sensei, tra tutti i manga che ha scritto, ha un personaggio preferito. E un'altra domanda è, quando deve cercare la concentrazione o un punto da cui partire, che cosa l'aiuta appunto a cercare l'ispirazione, a focalizzarsi? Posso chiederti di ripetere la seconda dopo che ha risposto alla prima? Ah, okay. È un po' difficile da tradurre. Ma Saisho wa, sakuin wa kirei da kara, hontoni... いい先生 innanzitutto ringrazio. いろいろの漫画のシリーズと仕事していました。その全部の漫画シリーズの一番好きな描いたキャラは誰かしら。大体みんな同じで、その時描いてる Nel momento in cui li disegnava erano i suoi preferiti, quindi nel momento in cui li stava disegnando per lei era il suo personaggio preferito, quello che stava disegnando in quel momento. Posso chiederti di ripetere la seconda domanda? Quando deve cercare di concentrarsi o deve iniziare a disegnare, come, da cosa trae ispirazione, se c'è qualcosa che l'aiuta o... se si siede しなくちゃいけない時は, e disegna basta. しなくちゃいけない時は, どうやって, ispirationが取れますか? どうやって, あの雰囲気が取れますか? あの、割と形から入る方で, もう常日頃からこう暗示をかけてて, 自分は仕事机の前に può essere una risposta particolare, ma mettendosi davvero davanti alla scrivania con il foglio bianco, qualcosa ne esce fuori di sicuro. Dice, questo è il suo metodo di lavoro. Quando c'è un foglio bianco va riempito a tutti i costi. Grazie. Altre domande? Qual è la sua giornata tipo? Come scandisce il suo lavoro? Futsuno hi wa dou desu ka? Fudan no hi wa desu ne, narubeku sanpo suru youni shite imasu. Dice spesso va a fare passeggiate. In questa maniera si tiene un po' attiva, perché poi la vita alla scrivania è quella che ha, e trova anche maniera di pensare a cose nuove dal mondo che la circonda. Così. Altre domande? E a cosa sta lavorando adesso e quali sono i suoi progetti per il futuro? Ima wa nani o shimasu ka? To ka
ha appena concluso Akuma no Riddle, giusto da poco. Quindi si è concesso un po' di riposo e invece adesso sta pianificando il continuo di Loveless, sta cercando di continuare Loveless. Minore sì! Korekara Loveless no Suzuki. Quindi da adesso in poi potete cominciare ad aspettarvi delle novità su Loveless. Ah, c'è una domanda. Arriva. Un attimo. Loveless no zenbu no sakuhin wa nanno tankobon gurai ni nareru to omoimasu ka? Volevo sapere se ha un'idea di quanti volumi sarà la serie di Loveless. Ima wa? Ima 13 kan ga deru to omoimasu kedo. Per adesso sono 13 volumi, però tabun 15 kan gurai dewa nai ka to. Forse 15? Potrebbe diventare 15? Vorrebbe farne almeno un altro paio. Quali sono, oltre a Kurumada Sensei, se li ha, i suoi autori di riferimento? Dice che le piacciono moltissimo i manga in generale. Ci sono tantissimi mangaka che le piacciono in qualsiasi momento. È difficile prendere solo una manciata di persone perché c'è questo amore sconfinato. Ce ne sono troppi. Ma per esempio ieri ha incontrato ad una cena Kaoru Mori Sensei, ospite di Lucca Comics ospite di Lucca Comics e J-Pop, e appunto lei è una delle mangaka che le piacciono in questo momento. Fujita Kazuhiro Sensei mo sugoi suki desu shi. Anche Fujita Katsuhiro Sensei. Tokyo Ghoul mo suki da shi. Poi anche Tokyo Ghoul. Kekkai Sensei Naito Yasuhiro san mo suki da shi. Kekkai Sensei. Ah, Battlefront, ok. Shoujo manga mo sugoi suki desu. In generale le piacciono anche gli shoujo manga. Tomodachi, naka no ii tomodachi ni Tanemura Arina sensei ttei shou ga iru ndesu kedo. È amica di Tanemura Arina sensei. Tanemura-san no manga mo suki da shi. Ed è anche una sua fan. Legge sempre i suoi manga. Sta ragionando tra sé e dicendo me ne piacciono tanti. (Ride)
Allora, nel frattempo io lascio lei alla sensei altri 10 minuti per finire il disegno, così contempliamo in silenzio il lavoro e se nel frattempo vi viene in mente qualsiasi domanda potete tranquillamente alzare la mano e proseguiamo. Ecco, perfetto, subito. Parlando di Loveless in particolare, volevo sapere magari che cosa aveva ispirato la sensei su il personaggio di Seimei, fratello di Rizuka, e appunto magari se conosceva, cioè può sembrare assurdo, se magari è qualche persona che conosce o qualche non so, personaggio di altri fumetti che l'hanno ispirata. Ecco. Ravres no manga ni Rizuka no ototo seime wa の兄貴は生命は、どこから、生命の形が取られましたか、キャラはどこから出ましたか、多分お知り合いからなるほど、連載が始まる時に、キャラクターをもちろん最初に作るんですが、何年も付き合っていくことになるので、キャラクターとね、だからその時の自分のすごい好みの書いてて、ずっと楽しいように好みのキャラクターを作ります。もう自分の好みでやります。Cominciando un nuovo lavoro, ovviamente uno dei primi punti è decidere i personaggi e crearli nella propria testa. Quindi per lei il punto più importante è avere personaggi che le faccia piacere disegnare. Quindi ci mette dentro tante cose che le piacciono in maniera da essere contenta di disegnarli. Quindi anche Seime, come gli altri, è nato da un misto di cose che le piacciono. うち仕事場が、仕事部屋が私がいて、アシスタントが周りにぐるっという机をくっつけているのね。でアシスタントが今5人います。Nel suo studio lavora assieme a 5 assistenti e tendono a raggruppare le scrivanie e lavorare tutti in circolo. でその子たちはすごいおしゃべり。E tutti quanti parlano moltissimo. Visto che i suoi assistenti appunto sono chiacchieroni e si trova bene in questo ambiente, dice non c'è problema, continuate a parlare, le piace parlare mentre disegna. C'è qualche tematica, qualche idea che non ha ancora avuto occasione di sviluppare che gli piacerebbe fare in futuro? Manga no naka ni yaritai mono ga aru yaritai desu kedo yatta koto nai mono ga arimasu ka? Zenzen yaritaku nai in desu kedo やりたくないんですけど、スポーツものとかはちょっと憧れますね。やりたくないというか、描けない。描くのが大変困難なので、描かないと思うんですけど。In realtà non è che lo vorrebbe fare particolarmente, però ha un forte rispetto per i manga sportivi. E le piacerebbe provare a creare un manga sportivo, anche se non pensa di esserne capace, perché è un genere molto difficile. Dice non si sente capace. Con Nairai sensei wa dekiru ka dou ka wakaranai tte wareta. Stavo dicendo che una sensei del suo livello che dice non so se riesco, non so se posso riuscire a fare un manga sportivo. Ci rassicura, no? Mm.
Una domanda. Due domande. Te. Sempre ricollegandomi a questa domanda, invece un manga che ha preso in mano e ha detto no, questa idea avrei voluto averla io, che l'ha proprio subita. あれば、漫画を見る別の人の漫画を読みながら、このアイデアは私のアイデアだったらいいなの考えたことがありますか？私は漫画を読むのがすごい好きなんですよ。dice che le piace molto leggere manga, ma proprio tanto. で、やっぱり漫画を読む方がキャリアが長いんですよ、書くより。書くよりキャリアが長いので、漫画読んでる時はすごい読者なんです。あまり漫画書き手として読んでないから、ないですね。Quindi tende più che altro a godersi, ciò che sta leggendo in quel momento, perché si lascia davvero trasportare da ciò che succede e dalle vicende che sta leggendo, più di quanto non succeda con il suo stesso lavoro. L'altra domanda? Eccolo. Buongiorno, io volevo sapere se le era piaciuto creare i personaggi di Gundam Double O e qual era il suo preferito. Di cosa? Gundam Double O. Gundam Double O no, ichiban suki na kyara ga dare desu ka? Sore wa hakkiri shitete. Se devo essere sincera, Setsuna. Seiye ga suki desu. Salve, volevo sapere se quando cominci a disegnare una storia ha già comunque una conclusione oppure magari si lascia proprio trasportare dai suoi stessi personaggi fino a un finale particolare oppure magari a volte finisce in modo diverso da quello che poteva aver pensato all'inizio. Grazie. Di solito non ci pensa alla fine. Perché appunto succede che nel mentre che si va avanti, poi il finale cambia. ある程度はもちろん考えて書き始めるんですけど、変わってしまうんですよね。A volte capita che le venga in mente anche il finale nel mentre che lo sta cominciando, però tanto siccome cambia non ci si affeziona. だからその時に任せます。Quindi lo lascia in mano ai personaggi。Vorrei sapere se la Sensei avrebbe mai voluto vivere in un mondo come quello di Loveless dove, diciamo, la propria verginità o meno è di dominio pubblico. Sensei, Loveless no sekai ni umaretara itto omoimasu ka? Kazukashii to omoimasu ka? Neko mimi no koto dakara ne. Kiru dakara ne. Sou desu yo ne. Komarimasu ne. Ma effettivamente è preoccupante. Komarimasu wa ne. Sì, sarebbe stato preoccupante. Posso? Certo. Allora, intanto, vabbè, complimenti alla Sensei. E io volevo sapere, no? La Sensei, essendo che ha detto che è una grande appassionata di lettrice di manga, cosa ha provato dal passare, diciamo, ad essere una semplice, diciamo, lettrice ad una mangaka di successo e
se e quali difficoltà ha avuto all'inizio della carriera, se vuole parlarne ovviamente. Sensei wa manga no koto daisuki nanode, dou yatte yomu manga no fan kara manga o kaku hito ni dou yatte switchi ni attan desu ka, donna kimochi de switchi ga kanjite imashita ka? Mangaka wa oukiku wakete 2 種類 de... Ci sono due tipi di mangaka. De, hoka no hito no manga yomu no ga daisuki de ippai yonderu hito to c'è a chi piace molto leggere i manga altrui e continua a leggerne tanti. Hotondo yomanai hito ga iru desu. Oppure persone che non li leggono affatto. De, yomanai hito tte iu no wa sono jibun no naka de shuchūryoku o takamette manga o kaite iku n desu kedo. E c'è chi appunto non leggendone affatto riesce ugualmente a tirare fuori qualcosa, a creare i propri volumi. Però a lei piace troppo leggere tanti manga di tante persone diverse. E quindi la voglia di diventare mangaka è nata nel momento in cui, leggendo dei bei volumi, si è detta: beh, mi piacerebbe fare questa cosa, mi piacerebbe riuscire a creare qualcosa di bello in questa maniera. Sono a toa, donna mangaka ni naru no naru no naru naga mangaka nareru nagara dochira wa muzukashii toko ga arimashita ka? Mangaka ni naru no ga muzukashii ka toyukoto? Sensei no koto ni mangaka no 自分の漫画描きながらどちらのものは大変だったとか、漫画家、プロ漫画家になるとこはどちらは難しいの部分がありましたか？先生の人生ですね。漫画家になるのは、自分担当 漫画家 diventare mangaka in realtà per lei è stato facile. Lo dice anche con un certo imbarazzo. Manga o tada kaite itara itsu no mani ka narimashita. In realtà ha sempre disegnato manga e in qualche maniera è diventata una professionista in questo modo. Ima Nihon wa manga de tabete iku koto ga dekiru n desu kedo shokugyo toshite ne. Quindi adesso è una mangaka professionista che si sostiene grazie al proprio lavoro e non ha bisogno d'altro. Dice: sono stata estremamente fortunata nel poter fare questo. Non c'è stato proprio un momento particolare in cui si è detto voglio diventare mangaka. Però nel profondo ha sempre voluto disegnare manga. で、やっぱずっと大人になっても一生漫画を描いていくためには漫画家になるのが一番手っ取り早いというか、漫画家になればずっと漫画を描いてても誰にも怒られないので。 Quindi in realtà è stato un processo molto naturale, perché ha sempre disegnato, ha sempre voluto disegnare. E il processo mentale che c'è stato dietro era: mi piacerebbe disegnare manga senza che nessuno si arrabbi con me. E quindi ho pensato: beh, sarebbe bello diventare mangaka. Bene, abbiamo tempo per l'ultima domanda. La sensei all'inizio ha creato delle doujinshi sia di Senseiya che di Yoroden Samurai Troopers, 5 samurai qui in Italia.
adesso si è ritrovata a disegnare un fumetto ufficiale dedicato al mondo di Masami Kurumada, l'autore di Senseiya. Quindi ha ancora magari come sogno nel cassetto di poter disegnare qualcosa di ufficiale, magari dedicata invece alla serie animata della Sunrise, quindi in Samurai Troopers, o di ritornare a fare qualcosa dedicato a quell'anime. Sentoseiya to Troopers, Troopers no doujinshi kara hajimarimashita yo ne. Ah, so. Dakara, Sentoseiya no ofisharu no mono mo yatte やりになりました、はい、だからトルーパースの、うんオフィシャルのものに目指しますか？その話は一応ないですnon particolarmente non, dice non ho molto da dire in questo campo come ne? Scusate Allora, io ringrazierei tantissimo la Sensei per essere riuscita a essere con noi, con un grande applauso.